Ciao a tutte. In questo tutorial vi spiegherò come fare le casette portachiave. Troverete due modelli di casette portachiave, e cioè una con le chiavi a scomparsa e uno invece classico con l'anello portachiavi esterno. Allora, come occorrente vi servirà della lana. Io ho scelto il rosso e il grigio, ovviamente potete scegliere quello che più vi piace, degli anelli portachiavi, delle forbici, un uncinetto numero 3 o 3,5 o comunque adatto al filato che usate, dei bottoni del pannolenci. Allora, cominciamo lavorando per quanto riguarda il primo modello, cioè quello più semplice, quello con l'anello esterno, una catenella di circa 13 punti. Lavorate dei punti bassi, quindi 13 punti bassi, una catenella, e girate il lavoro lavorando altri 13 punti bassi sull'altro lato della catenella. Continuate a lavorare tutto con a punto basso per circa una decina di giri, e perché questa è l'ampiezza che ho scelto io, ovviamente la potete fare più bassa o più alta come più vi piace. Dopodiché, quando avrete raggiunto l'altezza che vi piace, tagliate il filo. Per quanto riguarda invece la lavorazione del tetto, anche questa molto semplice, sono partita da un anello magico in cui ho lavorato 6 maglie basse. Ho lavorato un secondo giro sempre di 6 maglie basse e un terzo giro invece in cui ho lavorato 3 aumenti, quindi un aumento, un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento, un punto basso. Alla fine del terzo giro avrò 9 punti, 9 maglie. Ho lavorato il quarto giro senza aumenti, quindi sempre 9 maglie. Il quinto giro invece con lavorando un aumento ogni 2 maglie basse, quindi alla fine avrò 12 maglie basse. E il giro successivo invece senza aumenti. Ancora lavoriamo un aumento ogni 3 maglie basse, e quindi alla fine del giro avrò 15 punti. Il giro successivo lavoro senza aumenti, quindi sempre 15 punti bassi. Lavoro il prossimo giro con un aumento ogni 4 punti bassi, e quindi avrò 18 maglie basse alla fine. Da questo punto io lavoro solo giri con aumenti, e quindi il giro successivo avrò un aumento ogni 5 maglie basse. Maglie totali alla fine del giro sono 21. Un aumento ogni 6 maglie basse nel giro successivo, e quindi 24 maglie basse. E l'ultimo giro, quindi un aumento e 7 maglie basse da ripetere, e quindi avrò 27 maglie basse. Questo è il tetto. Non tagliate il filo, ma lasciatene un pezzo, diciamo così, abbastanza lungo da cucire il tetto alla casetta. Se volete potete creare una sorta di merlettino con questi archetti, altrimenti lasciatela così e cucitela. Io ho cucito usando praticamente la costa retro del tetto, diciamo così, dell'ultimo giro del tetto, e diciamo così la mezza catenella dell'altra del tetto, in modo da avere un punto, diciamo così, più pulito. Ok, a questo punto avete la casetta, potete decorarla come volete. Io ho usato del pannolenci per fare sia la finestra che il portoncino, che ho incollato con della colla Vinaville. E ho anche cucito il bottoncino.
Semplicemente ho creato una catenella, quindi inserendo l'uncinetto sulla punta del tetto lavorando una, diciamo, una catenella di una decina di maglie, lego l'anello e poi faccio scomparire di nuovo il filo inserendolo con l'ago all'interno della catenella e lo tagliate. Ok, a questo punto abbiamo il primo tipo di portachiavi. Se avete domande o dubbi, scrivetemi ovviamente nei commenti e vi risponderò. Per quanto riguarda invece l'altro tipo, l'altro modello, quello aperto, ovviamente non potete lavorarlo come un sacchetto come abbiamo fatto l'altro, ma dovete creare una striscia che poi cucirete sul lato. Questa striscia io l'ho lavorata partendo da una catenella di circa 25 punti che ho lavorato a maglia bassa per una decina di giri, dopodiché l'ho cucita sul lato. Il tetto lo lavorate uguale all'altro modello e va ovviamente cucito. Allora, la particolarità di questo portachiavi sta nel fatto che l'anello appunto scompare all'interno, quindi che cosa ho fatto? L'ho legato con del filo, con del filato rosso sempre, che con l'ago ho fatto passare sulla punta del tetto. A questo punto ho legato una pallina di legno, perché a me piaceva così, ma ne potreste creare anche una all'uncinetto, facendo passare il filato al centro, e ho annodato semplicemente. Ho misurato, ho preso la misura in modo che l'anello fuoriesca giusto giusto dalla casetta e ho legato, ho fermato la pallina con il nodo, ok? In modo che avete questo gioco, diciamo così, del portachiave, tirando la pallina giusto, diciamo così, una decina di centimetri, il portachiave scompare. Anche qui ho messo portoncino e finestra con il panno lenci e avevo questo bottoncino a forma di cuffetto che ho messo sopra, incollato. Potete sbizzarrirvi e usare la vostra fantasia, farle come volete, di tutti i colori, di tutti i modelli. Spero di essere stata chiara, ovviamente contattatemi se avete dubbi. Spero che questo mio tutorial vi sia piaciuto, che io sia stata abbastanza chiara. Se vi è piaciuto, mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale. Vi saluto e vi abbraccio, ci risentiamo al prossimo tutorial.